Come promesso, eccoci qui nello studio di Safe Drive. Ve lo stavo anticipando, oggi cercheremo di aprire una finestra abbastanza interessante circa presente e futuro dell'automobile che si dipana e si sviluppa in diverse tematiche e lo facciamo naturalmente soprattutto grazie ai nostri ospiti e quindi vado subito a salutare in collegamento da Roma Carlo Leoni, direttore della comunicazione Renault Italia. Ben arrivato Carlo. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Grazie mille e un saluto anche a Paolo Artemi, opinionista di Style Corriere della Sera e vicepresidente della WIG, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile. Ben ritrovato Paolo. Anche grazie, grazie dell'invito. Buonasera Carlo Leoni. Carlo, buonasera. Allora, intanto mi permetto un in bocca al lupo, visto la tua nuova avventura, il cambio di casacca, anche se rimani in ambito francese, però andando subito al sodo, diciamo che Renault è tra i marchi europei, ma non solo, quello che ha scommesso da subito, fortemente, tanto tempo fa, diversi anni fa, sulla elettrificazione e anche sui motori al 100% elettrici. Ecco, dal vostro punto di vista, la situazione attuale è quella che avevate un po' immaginato, vi riferisco sia al livello tecnologico che avete raggiunto, sia alla situazione un po' più allargata che riguarda questo tipo di mobilità. Ma credo che Renault sia uno dei pionieri della mobilità e della transizione energetica verso l'elettrico, perché è 10 anni sostanzialmente che è in prima linea producendo e vendendo, commercializzando auto elettriche. I numeri non mi piace mai darli, no? Ma in questo caso secondo me ce ne sono alcuni che sono significativi. Sono 10 milioni di ore di sviluppo ingegneristico e mi sembra 10 miliardi di chilometri percorsi da auto elettriche Renault in questi ultimi anni, no? Numeri importanti che ci consentono sostanzialmente di avere una leadership e una legittimità in questo mondo per parlare di elettrico, no? Che non vuol dire soltanto saperle produrre le vetture elettriche, ma anche saperle vendere, saperle assistere, no? Quindi abbiamo una rete pronta e formata da 10 anni che quando entra un veicolo elettrico in assistenza non si spaventa perché lo conosce perfettamente. Diciamo che siamo stati pionieri e adesso stiamo cercando comunque, visto che sono arrivati nel frattempo player importanti che non fanno parte del mercato automotive tradizionale e quindi hanno alcuni vantaggi indiscutibili nei confronti di bisonti come possono essere le industrie automotive, abbiamo la necessità comunque di rilanciare questa sfida, no? Lo stiamo facendo adesso in studio, voi avete la nuova Megane, ci saranno altri prodotti, il gruppo ha capito per tempo che bisognava investire nell'elettrico, molti miliardi di euro, continuerà a farlo nei prossimi anni, quindi è una strada sicuramente segnata, una strada importante che ci vede protagonisti. Paolo, è innegabile che l'impegno di Renault, appunto come ricordava giustamente Carlo, sia ormai decennale, forse anche inizia a essere qualche cosa di più, però è anche vero che i player, come appunto lo stesso Carlo stava suggerendo, che stanno arrivando sul mercato, anche da oltre i confini europei, insomma sembrano comunque all'altezza di una sfida che si fa davvero probante a questo punto. Beh sì, la sfida non è una sfida. Qui si parla di futuro, si parla dell'auto elettrica che per l'Europa diventa una pietra miliare della mobilità individuale e anche non individuale, si parla di una tecnologia che mette in un cantone, non le manda in pensione, non le distrugge, mette in un cantone quelle che sono le tecnologie alle quali siamo abituati e naturalmente una casa, un gruppo, perché poi si deve parlare di alleanza quando si parla di Renault, con case importantissime giapponesi come Nissan e come Mitsubishi, che è un impero incredibile, oltre a essere anche un impero finanziario. Certo. Comunque Renault è stata una casa che ci ha creduto, ha messo in commercio la Zoe tantissimi anni fa, è andata avanti, oggi ha una macchina straordinaria dal mio punto di vista, che dietro di me non è una elettrica pura, ma è un'elettrica purissima. Carlo, sei d'accordo su questa visione molto globale che ci ha fornito Paolo? Sì, no, ma ci sono spunti molto interessanti, no? Sicuramente che l'elettrico diventa una priorità, diventa una strada tracciata, ma c'è un motore termico, no? Quindi è un altro argomento, magari poi possiamo
approfondire, che non muore domani il motore termico, quindi ci sono degli sviluppi possibili, il mondo non è tutto, l'automotive non è tutto legato all'Europa, ci sono altri continenti, altre esigenze, quindi c'è veramente un cambiamento epocale, no? Credo che siamo a un crocevia di una rivoluzione energetica, ecologica, grazie all'elettrico, di una rivoluzione digitale, quindi il mondo dell'automotive probabilmente nei prossimi 10 anni cambierà come non ha fatto nei 100 anni precedenti, e quindi bisogna essere pronti a raccogliere tutte le sfide che non sono necessariamente legate all'automotive, ma ai servizi di vendita, a quant'altro che... Carlo, anticipo un po' questo argomento, poi arriviamo naturalmente anche a parlare della vettura che abbiamo in studio, perché mi sembra il momento buono. State lanciando, sviluppando concretamente questi centri di eccellenza, come avete definito, dedicati al powertrain, cioè quindi motorizzazioni, ma in generale, proprio perché sì, ci sarà un grande focus sull'elettrico, ma puntate a diventare un punto, un centro di riferimento per tutte le motorizzazioni, motori termici compresi, quindi. Sì, le ragioni l'ho dette, no? Non si vende solo in Europa, quindi la legislazione europea è fortemente orientata in elettrico, in altre aree del mondo non è così. Allo stato attuale ci sono 2,5 miliardi di auto termiche che stanno girando nel mondo e studi recenti, indipendenti, non studi Renault, hanno detto che il picco di vendite di auto termiche e ibride deve ancora arrivare. È molto fluida la situazione e comunque siamo veramente pronti a raccogliere le sfide su terreni consolidati come quello dei motori termici che conosciamo molto bene, che è stato il nostro core business per oltre 100 anni, e ovviamente tutte quelle che sono le nuove forme di mobilità, che questa è la vera grande sfida, non solo legata all'elettrico, ma al car sharing, a passare dall'utilizzo dalla fase di vendita, di possesso, all'utilizzo della vettura. Sono tutte strumenti che dobbiamo in cui dobbiamo essere presenti e dobbiamo cercare di fare al meglio possibile, perché la concorrenza non è legata solo a player tradizionali, lo dicevo prima. Scusami Carlo, poi arrivo subito da Paolo, perdonami. Hai detto bisogna essere presenti, secondo te bisogna essere presenti perché appunto c'è un movimento generale che sta andando questo tipo di diverso approccio alla mobilità, non varrà per tutti ma forse per molti sì, e non bisogna esserci, oppure ci credete davvero, cioè siete convinti che ci sia, è una provocazione la mia naturalmente, però pensi che ci saranno spazi importanti per questo tipo di mobilità? Guarda, la sfida di Mobilize è chiara, deve rappresentare da qui al 2030 il 20% del fatturato del gruppo, no? Quindi è sicuramente, dobbiamo credere, ci stiamo già credendo, no? Le attività lanciate, i progetti lanciati da Mobilize in questi 12 mesi sono tantissimi, no? Quindi ci sono veramente tante possibilità di business legati al mondo dei servizi che stanno anche nascendo su cose di cui probabilmente adesso non si sente l'esigenza, ma che arriveranno, no? Che accompagnano anche la transizione energetica, l'auto elettrica, no? Quindi sono veramente grandi sfide dove dobbiamo esserci. Paolo, poi davvero arriviamo alla Megane, un tuo commento, i numeri che dava appunto Carlo, che conosci benissimo anche tu naturalmente, che disegnano un po', danno l'immagine di quante vetture termiche ci sono nel mondo, quante continueranno ad essercene soprattutto, no? Perché poi l'Europa, insomma, non diciamo che rappresenta una goccia in questo oceano immenso, però neanche forse così tanto di più. Sì. Questo è un elemento che veramente bisognerà tenere fortemente in considerazione. Finalmente questa è una tesi che si è consolidata, perché noi a un certo momento ci siamo trovati a vedere che c'era solo l'automobile elettrica. Tu accendevi la televisione, pubblicità, solo automobili elettriche. Dice, ma scusami, ma l'ibrida plug-in, non c'è, non ci sono più, solo automobili elettriche. No, era una cosa un pochettino drogata. Adesso la gente si è messa a riflettere, il Parlamento europeo ha preso la sua decisione, ne parlerà con il Consiglio, avremo tutte queste manfrine di tipo politico, però i politici devono fare il loro lavoro e il loro lavoro è, se vogliono far partire l'auto elettrica, creare le infrastrutture, prendere i soldini che noi italiani, francesi, cinesi, americani paghiamo con le tasse e organizzare una
infrastruttura, un modo di gestire l'automobile elettrica che non ti metta nelle condizioni di stare lì a giocare con un super elaboratore, un super personal computer per tracciare una rotta da Milano a Brindisi che ti consenta di arrivare con un'automobile elettrica. Allora, questo è quello che deve fare, che devono fare gli stati e che deve fare anche lo Stato italiano. Per quanto riguarda la vita delle automobili, sono vite diverse, esigenze diverse. L'automobile elettrica, lo diciamo noi giornalisti da un po' di tempo, alcuni di noi giornalisti lo dicono da tempo, è un'automobile per ricchi. Dobbiamo ancora accompagnare la nostra popolazione, farla diventare più ricca in modo che possa avere l'automobile elettrica, ma ancora accompagnarla. C'è gente che ancora ha bisogno del motore diesel, che ha bisogno del GPL. Oggi GPL, tutto sommato, costa ancora meno di un euro al litro, al metro cubo. Nonostante un'escalation anche in quel caso, ma la differenza col benzina rimane. Però comunque, in linea di massima rimane sempre un certo, gap tra una macchina rimane, GPL e una macchina benzina certo. Del 40%. E oggi hai una bella card Enel X per fare il pieno di watt. Arrivi a Milano e non c'è una pompa di elettricità Enel X perché ci sono soltanto A2A. Cioè allora, i problemi non sono i problemi delle case che costruiscono le automobili, i problemi sono i problemi di chi amministra le nostre città, il nostro Stato, le nostre regioni, che deve capire che sta cambiando qualcosa in questo momento per gli automobilisti, deve aiutare gli automobilisti. Gli automobilisti sono delle vacche da mungere, sempre e comunque, questa volta mungiamole un po' di meno, aiutiamole. Almeno anche con una certa finalità, come dicevi, insomma, poi giustamente un altro personaggio del settore mi faceva notare un giorno, credo non ha torto, che insomma in genere i grandi cambiamenti tecnologici devono arrivare o dal lampo di genio, allo sviluppo dell'industria, o per le richieste, le necessità che possono arrivare dagli utenti, dal basso, diciamo in un qualche modo imposte dalla politica nella storia, non si è mai visto e poi si arriva naturalmente a questo. Beh, devo dire una cosa, Carlo, che Renault, è vero, si dice insomma l'elettrica, il prezzo calmierato spesso dagli incentivi, però insomma comunque effettivamente bisogna riconoscere che ha sviluppato l'elettrico anche con un discreto contenimento dei costi, anche con una gamma piuttosto ampia, partendo appunto anche per esempio da una Zoe, insomma, che non aveva da questo punto di vista, non si presentava con un listino eccessivo. Però voglio arrivare adesso alla Megane E-Tech che abbiamo qui in studio. L'avete definita un po' la vostra rappresentante della Nouvelle Vague, del nuovo corso, diciamo, di Renault. E mi è piaciuta molto l'espressione che ha usato prima Paolo, ovvero parlando di un'auto che non ricordo bene, detto non è elettrica, è più di elettrica, è più che elettrica, è perfetta, insomma, perché in effetti iniziamo a vedere delle forme di un'automobile che è in linea con questo sviluppo tecnologico e non è soltanto una scatola sulla quale mettere di volta in volta motori diversi, insomma, sei d'accordo? È così perlomeno? Sì, ma lo ripetiamo spesso, no? C'è una Renault prima e dopo Megane E-Tech Electric, no? Perché Megane E-Tech che avete elettrica, che vedete in studio, è la prima auto della nuova generazione di Renault, no? Della nuova Renault. Tu parlavi di Nouvelle Vague, ma perché incarna questo? Incarna da un lato i nuovi codici stilistici di Renault, quindi il nuovo frontale, un nuovo logo al centro della calandra, no? delle forme nuove che rappresentano e segnano un po' quelle che saranno le Renault che verranno dal punto di vista del design per quanto riguarda l'esterno, ma c'è una rivoluzione anche dentro la macchina dal punto di vista del design, questo nuovo interno, questo nuovo abitacolo con l'open art, questo enorme schermo dico un altro numero anche, 774 centimetri quadrati, no? Da cui si può gestire tutta la vettura, no? Che è un cambiamento veramente stilistico importante per il marchio. Dopodiché c'è il cuore tecnologico, no? Perché nasce su una nuova piattaforma nata e concepita solo per i veicoli elettrici, quindi da un certo punto di vista sia per i designer sia per i tecnici era una sorta, la Megane rappresentava una sorta di foglio bianco in cui si potevano fare scelte stilistiche di un certo tipo e scelte tecnologiche molto stressate, no? Le stilistiche lo vediamo, no? È una vettura di 4,20 metri che ha
è un po' un ibrido, no? Perché ha le dimensioni di una berlina, se vediamo le grandi ruote, le protezioni sotto la carrozzeria sembra un crossover, ha questa linea filante, le maniglie a filo carrozzeria che sembra la parte posteriore che sembra una coupé, no? Quindi è veramente un veicolo difficile da inquadrare. E ha una grandissima abitabilità, no? Perché questa piattaforma ha consentito di mettere le ruote, posizionare le ruote agli estremi, lasciando il grande spazio all'interno, quindi veramente delle grandi possibilità. E poi c'è tutta una tematica, poi se volete l'affrontiamo, legata a questa piattaforma che consente di posizionare le batterie in un'altra maniera, di guadagnare spazio all'interno, di passare al baricentro. Quindi c'è veramente una nuova vettura, la vettura della nuova Renault. Continuo a ripeterlo perché è veramente importante da questo punto di vista. Il discorso batterie l'hai appoggiato lì, ma in effetti è fondamentale, è una delle grandi tematiche. Esatto, se no me la rubavi. Batterie ultrasottili, si parla di questo, quindi questa sfida nel cercare di contenere le dimensioni, il peso, migliorare l'efficienza. Che cosa siete riusciti a ottenere a partire appunto dalla Megane E-Tech? Ma si è lavorato alla Megane E-Tech, tanto il telaio, la piattaforma consente di mettere le batterie completamente su tutto il pianale, no? Questo, dicevo, è abbassa al baricentro, quindi si è potuto rendere le batterie più sottili, guadagnando quindi in abitabilità. Non si è solo lavorato su quello, comunque si è lavorato molto anche sull'efficienza delle batterie, quindi sono migliorate del 20% l'efficienza energetica delle batterie, quindi da questo punto di vista è un guadagno notevole rispetto alle generazioni precedenti. Diciamo che la batteria, nostro malgrado, rimane l'elemento su cui bisognerà lavorare di più in questi anni nell'evoluzione dell'elettrico, no? Perché da un lato dovremmo andare a lavorare per diminuire quelli che sono i costi, perché adesso le batterie rappresentano un costo importante nell'auto elettrica, e dall'altro dobbiamo andarne a migliorare l'efficienza, no? Per garantire una migliore autonomia. Quindi c'è una grande ricerca, si parla continuamente, tutti i gruppi automotive parlano di gigafactory, no? E sostanzialmente quello che stiamo facendo in Europa è cercare di portare una produzione che al momento attuale è tutto in mano, tutta asiatica, tutta cinese, cercare di riapproparci di quello che è poi il cuore di queste auto elettriche e cercare di sviluppare delle produzioni, delle tecnologie qua in casa per limitare i costi, per fare anche sviluppare tutto un mondo che in questo momento conosciamo meno, no? Perché non è che l'industria automotive europea è al centro di tutto, sull'auto elettrica probabilmente ha molte cose da cui deve imparare da altri, non ultimo sulla batteria. Bene, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, grazie mille allora agli ospiti che sono stati con noi, ringrazio quindi Carlo Leoni, direttore della comunicazione per Renault Italia, ciao Carlo. Ciao, grazie a voi, grazie, sempre un piacere. Grazie, ho trovato tempo per noi, spero di rivederti e ritrovarti presto magari in studio. Volentieri, ti aspettiamo, la prima occasione buona, e un grazie come sempre anche a Paolo Artemi, opinionista di Stile Corriere della Sera e vicepresidente della WIGA, grazie Paolo. Grazie a voi, grazie a Carlo, vieni davvero in studio di persona e io vengo a salutarti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi rientriamo con il blocco di tutti i servizi, le novità e gli approfondimenti di questa settimana.